Si sono costituite da qualche anno in città alcune comunità cristiane che raccolgono gli immigrati provenienti da varie aree del pianeta, comunità che si affiancano alle parrocchie del nostro territorio per sostenere il cammino spirituale degli immigrati. Le ACLI provinciali di Bologna hanno tenuto giovedì scorso un primo incontro di conoscenza reciproca con queste realtà. Erano presenti con il presidente ACLI, Filippo Diaco, e il responsabile diocesano Migrantes, Don Andrea Caniato, alcuni dei sacerdoti che seguono le comunità cattoliche, ucraina, romena, africana, anglofona e francofona, insieme al sacerdote ortodosso moldavo. Quando alcune persone in situazione di bisogno, come appunto i migranti, si uniscono, non sono più semplicemente utenti di un servizio di welfare, ma diventano a loro volta riferimento e servizio per altri. In una Bologna che invecchia spiccano gruppi di giovani famiglie numerose, studenti, lavoratori ricchi di sogni, progetti e voglia di futuro. Le comunità dei migranti si sono costituite spesso attorno a un sacerdote in maniera spontanea e sono vive e attive nonostante la maggior parte non abbia consistenza giuridica, né canonica né civile. Spazi per ritrovarsi a pregare e condividere momenti insieme, misure di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, possibilità di farsi conoscere dalla città e manifestare la propria fede, istanze sociali e politiche oltre che religiose, sono questi gli elementi principali emersi nell'incontro. Il problema più comune è quello della mancanza di luoghi di ritrovo per la liturgia e la preghiera e per le attività comunitarie. A causa della mancanza di luoghi di ritrovo, infatti, molti cattolici immigrati sono finiti purtroppo nella rete delle sette evangelicali o nei testimoni di Geova. Tutto questo accanto ai problemi lavorativi e sociali, che sono ambito privilegiato dell'impegno delle ACLI. Il presidente Filippo Diaco si è impegnato a portare le ACLI nelle comunità cristiane bolognesi, non solo con i propri servizi, ma anche facendosi voce di chi, voce, ne ha ancora troppo poca, per creare rete con le istituzioni e le associazioni del territorio e cercare soluzioni.